Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie 2 Junior Nord al Parco del Cotonificio, ma in scena la gara tra Lavagna e Camoglia, gara molto importante per entrambe le squadre, in particolar modo per il Lavagna che vuole cercare di agganciare il secondo posto, Camoglia invece vuole entrare nella zona playoff. Il primo tempo è tutto di marca lavagnese, visto che si affrontano due squadre praticamente bianconere. 2-0 si chiude il primo tempo, favore della Lavagna grazie ai gol dello straniero Lumis e il gol anche da parte di Giorgio Cotella consente quindi alla squadra allenata da Martini di andare sul 2-0 al termine del primo tempo. Anche nel secondo parziale c'è il dominio totale da parte dei padroni di casa. Lumis mette a segno il 3-0, Parisi ci pensa lui, uno ormai delle bandiere della squadra lavagnese a realizzare il gol del 4-0. Solamente nel finale di tempo c'è la reazione dei camoglini con il gol realizzato da parte di Molinelli, per cui si va alla pausa lunga di questa partita sul punteggio di 4-1 in favore del Lavagna. Nel terzo tempo però non succede nulla di che per quanto riguarda il Camogli, che nonostante le iniziative offensive non riesce a rimontare ai danni del Lavagna. Lavagna che allunga nuovamente, si va quindi sul punteggio di 6-1. Cotella va ancora a segno, Giorgio Cotella per la sua doppietta e Luce consente proprio alla formazione allenata da Mister Martini di andare sul 7-1. C'è una piccola reazione del Camogli che però si ferma con la realizzazione di Barattini, che realizza quindi il secondo gol per il Camogli, ma nuovamente Parisi, Daniele Parisi, il Civitavecchese, fa la sua doppietta nell'ultimo minuto del terzo tempo. Nel quarto c'è un pochino di garbage time con molti gol. Prima ci pensa Antonucci sul rigore dai 5 metri della realizzazione da parte del giocatore del Camogli. E sempre dai 5 metri c'è anche Casazza che consente alla Lavagna di allungare nuovamente il punteggio con la situazione che vede il Lavagna andare sul 9-3 nei confronti degli avversari. Solari a coscia di distanza, poi Magistrini allunga nuovamente per il Lavagna e poi nel finale si vedono nuovamente due gol, sempre uno da una parte e uno dall'altra. Prima ci pensa Bisso per quanto riguarda il Camogli e poi anche Cotella, nuovamente Giorgio Cotella per quanto riguarda i Lavagna, per cui alla fine lo score ci dice che Cotella è stato il top scorer di questa partita con 3 reti realizzate, poi anche Lumis e Parisi come protagonisti per i Lavagna con 2 gol, una rete per Luce, una per Magistrini e una per Casazza, mentre per il Camogli 5 gol sono stati realizzati da 5 giocatori diversi, ovvero Antonucci, Solari, Molinelli, Bisso e Barattini, per cui una sconfitta netta per quanto riguarda il 7 allenato da Magalotti. Adesso la classifica vede il Lavagna agganciare il quarto posto, anzi rimanere più che altro al quarto posto, visto che davanti hanno vinto praticamente tutti, 32 punti per il Lavagna, meno 1 dal Crociera Stadium che è al terzo posto e meno 2 dal Bologna che si trova al secondo posto della classifica. Lavagna che sarà atteso in uno scontro diretto sabato prossimo a San Pier d'Arena a Genova, perché affronterà la Crociera Stadium. Discorso diverso invece per il Camogli, con questa sconfitta va a meno 4 dal quarto posto, dove c'è cioè proprio il Lavagna. Adesso la situazione si fa più difficile per la squadra allenata da Magalotti, visto che poi ci sarà lo scontro diretto sabato prossimo contro il Bologna. Bologna che si trova al secondo posto della graduatoria, per cui un impegno difficile per quanto riguarda il Camogli. Entrambe le squadre però vogliono cercare di trovare dei successi fondamentali nella parte finale di questa regular season, poter andare a giocare i playoff per quanto riguarda il Camogli e invece di conquistare la posizione di prestigio per quanto concerne il Lavagna. Lavagna che avrà 3 sfide casalinghe nelle prossime settimane, affronterà l'Ancona, affronterà il Sori, affronterà anche il Bologna e poi l'ultima giornata vedrà sfidare la squadra lavagnese contro il Padova, quello che sarà forse uno scontro diretto per la conquista del secondo posto della classifica. Discorso verso per il Camogli che avrà gare casalinghe difficilissime, Bologna, Padova è anche quinto che sta dominando questo campionato. Solamente l'ultima giornata con Sori sembra che sia un pochino se più semplice per il 7 di Magalotti in trasferta, invece dovrà andare a giocare a Quarto Sant'Elena contro la Promagest, andare ad Alenzano e poi andare anche a Chiari, per cui è un calendario che ci fa capire che il Camogli deve puntare in particolar modo sulle sfide in trasferta se vuole cercare di affrontare le gare che poi giocherà in casa con uno spirito diverso per cercare, come detto, di conquistare i playoff che sono l'obiettivo in questo momento per quanto riguarda il Camogli, la lotta per conquistare la post season e affrontare in questo momento, quando la classifica di giorni sono della Roma nel primo turno dei playoff.